salvano la vita, insegnano a vivere meglio. La pensa così un grande della letteratura italiana come Ermanno Rea, nel suo ultimo libro Il sorriso di Don Giovanni. Chi legge i libri fa esperienze molteplici, come se vivesse più volte, e quindi possiamo così con un pizzico di immaginazione dire che ha una vita più lunga. Il sorriso di Don Giovanni è il primo romanzo di Rea in cui la fantasia e la creatività vincono sulla cronaca. C'è sicuramente, credo, molta fantasia, ma anche nel sorriso di Don Giovanni io parto da un dato della realtà, nel senso che Adele nasce, perlomeno diciamo, lo schema del libro corrisponde alla realtà. Io ho vissuto a Napoli l'esperienza di presidente della Fondazione Premio Napoli e fondai dei gruppi di lettura e conobbi una signora la quale frequentava la fondazione, veniva spesso eccetera, e allora cominciai a indagare, a chiedere insomma la sua storia, perché io ritengo che dietro ogni persona, che ogni lettore accanito c'è una storia densa, significativa, non banale. E infatti questa signora, via via che insomma, il nostro rapporto diventava più confidenziale, mi raccontò la sua storia, che è un po' la storia di Adele. Citazione dopo citazione, Adele è un nome tutelare della letteratura e dei libri. Dove andranno a finire i libri e perché lei cura attraverso i libri? Dunque, Adele, come tutti noi, si preoccupa del futuro. Del futuro del libro, del futuro dell'umanità, insomma il libro è il simbolo, direi, della nostra, del nostro essere al mondo, e si chiede se il libro resisterà agli eventi drammatici che si susseguono e così via, e sono un po' i tormenti anche dell'autore. È stato più facile parlare di Adele o scrivere la dismissione? Per scrivere la dismissione io ho vissuto parecchi mesi nella fabbrica che cominciava a essere smantellata, mangiavo immensa insieme agli operai. Allora c'erano ancora 500 operai addetti appunto alla dismissione, ed è stata un'esperienza straordinaria e un'esperienza anche, come dire, piena di elementi complessi, insomma, perché io cercavo di spremere da questi operai tutto quello che potevo spremere, e qualcuno magari opponeva anche una certa resistenza. Certo, la dismissione è stata una storia molto, molto più drammatica di per sé, proprio in quanto tale. Significava che tutte le speranze diciamo dell'industrializzazione del mezzogiorno svanivano. In qualche modo Ermanno Rea ha inventato il giornalismo narrativo, quello che oggi va tanto di moda. Ho lavorato così e mi è parso giusto raccontare le esperienze vissute, arricchendole qua e là anche con elementi di immaginazione, di fantasia, per esempio nella stessa dismissione. La storia della ragazza, eccetera, è una storia inventata, ma che ci sta bene, che, come dire, si inserisce, io credo perlomeno, si intreccia in modo giusto con il resto del romanzo, con la verità del romanzo.